Your fist turned rabbit and your body was frozen. Think I could hear your heartbeat. Ding out your chest and your sweat and your palms just won't rest. For a second you'll regret it. Almost wanna take it back, but it's too late. Annyeong! Ciao beauty friends! Oggi vorrei presentarvi le famosissime lenti colorate coreane. In Corea le lenti colorate sono veramente diffuse tantissimo, da sempre. Le prime persone che le hanno iniziato a utilizzarlo sono le celebrità, attori, cantanti, tanti gruppi K-pop idol tuttora le utilizzano, ma anche adolescenti, ragazzi e giovani ventenni. Sarà proprio per quello che la qualità delle lenti colorate nel tempo sono diventate veramente di ottima qualità. Hanno questi design davvero innovativi, tanti tipi di colori, tanti tipi anche di lenti. Ci sono lenti adattate per un singolo giorno, per 2 settimane, o quelle adattate per 1 mese, 2 mesi, fino ad arrivare addirittura a 6 mesi. Quindi in Corea le lenti colorate è, come si può dire, un accessorio comune per tutti, insomma. Quindi, visto che in Corea le lenti colorate sono così facili e comuni da trovare e da utilizzare, le vorrei presentare qua con voi. E la marca che oggi voglio presentarvi in particolare è una delle marche più conosciute e famosa in Corea, ma non solo, in tutta l'Asia. Forse direi oramai in tutto il mondo, visto che i loro testimoni sono stati le Blackpink e i BTS. Quindi oggi voglio farvi vedere veramente le loro alcune linee e vi farò vedere proprio la qualità di queste lenti colorate. Bene, ma oggi ho un'altra novità, perché avremo un ospite speciale, una nostra carissima amica. Proveremo direttamente qui le lenti, un paio di lenti colorate, per vedere, confrontare la differenza, ovviamente, perché io ho l'occhio scuro e questa nostra amica ha gli occhi chiari. Ecco qua, quindi vi presento Olivia. Come potete vedere ha degli occhi meravigliosi, ragazzi, azzurro cristallino, quindi opposto dai miei, perché i miei sono scurissimi, marrone scuro scuro. Noi metteremo delle lenti colorate uguali, ok? Uguali, però vedremo un effetto differente, giustamente, ok? E quindi Olivia, questa è una domanda che devo fare assolutamente agli ospiti, ovviamente. Sei iscritta al canale? Certo. Okay. Già, va bene, possiamo andare avanti. E vabbè, quindi avrai visto i nostri canali, i nostri video, scusa. E qual è quello che ti è rimasto un po' più impresso, quello che ti ha divertito? Le maschere dalla recipe. Ah beh, brava, brava. Quelle sono veramente meravigliose. Sì, le ho anche provate. E come te? Mi sono piaciute? Sì. Belle rinfrescanti, vero? Sì. E anzi, ne approfitto per dire ai nostri visualizzatori, insomma, se non lo fate ancora dovete iscrivervi al nostro canale, perché ogni vostro click o clack o commento vario ci dà quell'energia, positività per andare avanti e per proporre nuove idee, ok? Quindi mi raccomando, iscrivetevi e mettete un bel like, anche perché oggi c'è Olivia, quindi 2 like, mettiamo 2 like, dai! Io direi allora, iniziamo subito a presentare le nostre lenti colorate di Olens, ok? Qui ne abbiamo 4, okay, e le proviamo subito. Ah, mi raccomando, lavatevi le mani per bene prima di mettere le lenti, ovviamente, ok? Prima lente è questa qui, la Spanish Circle, ok? È un tendente al grigio. Ok, grigio e anche quel tocco un po' dorato, mettiamola così. Quindi siamo qui a provare le prime lenti. Allora, non sono graduate, sono un 0.00, perché tipo io, non portando gli occhiali, ho preso quelli con nessuna graduazione. Però sono adattabili anche quello, eh. Ok, l'abbiamo aperto, tada! È più scuro. Sì. Se lo vedi è più scuro anche dentro. Guarda, si vede molto più di sui tuoi.
Perché i tuoi sono già chiari. È già tendente al grigio il tuo. Si li fa un po' verdi. Ne toglierla. Togliamo perché adesso ne mettiamo un altro. Bene, questo è andata. Abbiamo notato comunque una differenza. Forse lei un po' di meno, perché vabbè, hai già gli occhi azzurri, chiari. Poi questo è un grigio, quindi... Va bene, comunque belli. Il prossimo è un Russian Gold, ok? Quindi questo è un bel... Questo si noterà la differenza. Questo sì, soprattutto su di te. No, forse anche su di me, perché sono scura di occhi. Proviamo per vedere. Sono confezioni da 10, ok? Questo, ci sono due stecche da 5. Wow! Ah, tipo la corona d'oro! Che è bellissima! Vuoi vedere? No, è troppo bello! Ma è strano! Speriamo di mandare. È vero, tipo... Allora, da vicino, non so se si vede, da vicino è talmente giallo che sembra un occhio di serpente. No! Ora passiamo alla terza, ok? Quale scegliamo? Scegli tu. Questo? Ok. Andiamo su questo che è uno Scandi Hazel, ok? Anche questo è un po' doratino, ok? Ha un design diverso perché se prima, se quello che abbiamo provato poco fa aveva la, come si può dire, la corona d'oro, questo qui invece è l'interno, vedete? Cioè questo è l'esterno e questo più all'interno. Quindi è un effetto... Più simile a questo forse. Esatto, più simile a questo, però c'ha l'argento un po', il grigio all'esterno. Quindi è comunque diverso, proviamo. Magari avremo un effetto differente. Ma sai che ti sta meglio questo? Sì, anche secondo dell'altro? Me. Dell'altro? Perché l'altro te li schiariva troppo. Questo invece te lo... ti cambia in verdognolino. Sì, sembra il verde col giallo. Bello! Bello su te. È più chiaro rispetto a quello di prima, vero? Sì. Eccoci, vi piace... Vi piace di più questo? Perché a noi è il nostro preferito, il terzo, il Scandi Hazel. Bene, ci manca l'ultima, quindi togliamoci questo. Oppure l'ultimo ce lo mettiamo dall'altra parte? Proviamo. Così vediamo. Questo è un Russian Silver. Quindi grigio. Questo oro, e qua facciamo grigio, vai. Mettiamolo. Proviamo. Oh, guarda che differenza! Te sta meglio quello lì? Questo non si nota tanto la differenza. Ma è strano un po' qua. Me li fa tipo azzurri, cioè non azzurri. Sì, è un po' come questo. Un po' verdastro. Sì, a te sì, perché sono già tanto chiari. Invece io, che ho gli occhi scuri, marrone scuro, che sia un silver, quindi un argentino, oppure un doratino, si vede bene la differenza. Invece per chi ha gli occhi chiari come Olivia, consigliamo più quelli dorati a questo punto, no? Sì, forse se gli occhi sono freddi, quindi c'è il grigio, questi tendono solo a schiarire. Silver per voi non è così indicato perché ve lo raffredda di più, quindi ve lo schiarisce di più. Sì, magari chi ha gli occhi più brillanti, più blu. Che a me sono un po' grigi. Ecco, perché agli occhi come Olivia consigliamo lo Scandi Haze, giusto? Questo qua, il dorato, ragazzi. Ottimo, abbiamo fatto vedere tutte le nostre quattro lenti, avete visto la differenza, però
un piccolo bonus, visto che la nostra Olivia ha gli occhi chiari chiari chiari, qui ho anche una lente nera, ok, con dei bordi, una finitura nera, visto che lei ha gli occhi chiari, vorremmo vedere la meravigliosa esatto, trasformazione, effetto che c'ha sui suoi occhi glaciali. Quindi Olivia, questo è per te. Grazie. Secondo me esce fuori un occhio, un colore bellissimo. So, forse viene blu scuro più che nero. Dici? No, secondo me è una sfumatura tra azzurro glaciale con qualche scaglia nera. Wow! Che bella! Sì, è blu scuro. Ma sono bellissimi! Sono belli! Vero? Allora, guardate la differenza, sono bellissimi. Bene ragazzi e ragazze, oggi abbiamo davvero terminato, abbiamo provato tutte le lenti possibili, o meglio, quelle che avevamo ordinato. E Olivia, com'è stato? Ti sei divertita? Sì, moltissimo. Insomma, quelle nere sono quelle che mi stanno meglio. Ecco, erano quelle che in realtà non avremmo voluto presentare, ma è stato un bonus. E... nero oppure Hazel. Oppure, sì, esatto, questo qua. Sì. Queste stanno veramente bene a lei. E niente, allora la prossima volta magari ti rinvitiamo per un skin altro care. Bel... un po' di skincare, un po' di trucco, un po' di K-beauty, tutto quello che vuoi. Poi magari, chissà, magari facciamo la seconda parte di altre lenti colorate, già che ci siamo, facciamo un esperimento proprio totale. Io vi ricordo che potete andare sul loro sito di olensglobal.com. Vi lasciamo il link in didascalia. Per chi è interessato, potete vedere lì diverse linee, diversi prodotti. Vi ho detto anche che se ordinate più di 85 euro la spedizione è anche gratuita e arriva fino in Italia. E ragazze e ragazze, o perlomeno ARMY, ci sono le lenti dei BTS, quindi ordinateli subito e provateli e fateci sapere qual è il vostro preferito, oppure se avete ascoltato i nostri consigli, non so, magari, ok? Quindi ragazzi, lasciateci un bel like o lasciatelo perlomeno per la nostra Olivia, per favore, o un bel commento, iscrivetevi, fate iscrivere tutta la vostra famiglia, insomma, e noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. E grazie, Tomannayo!